A Montorio al Vomano le giornate di domani e domenica saranno dedicate alle vaccinazioni a domicilio su tutto il territorio comunale. Sono circa un centinaio i pazienti allettati e quindi impossibilitati a recarsi nei centri vaccinali che hanno presentato la domanda per la somministrazione del vaccino a domicilio. Saranno 8 i medici di base del locale distretto sanitario accompagnati dalla Croce Bianca con ambulanza che andranno a domicilio per la prima dose. Questo grazie alla grande sinergia tra il Comune e la ASL e alla disponibilità gratuita offerta dal personale medico e sanitario. Dopo la campagna vaccinale di Pasqua e Pasquetta che ha portato ad essere Montorio uno dei comuni più vaccinati d'Italia, circa il 30% della popolazione, ringrazio per questa opportunità l'ASL e soprattutto i medici di base che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità, domani, sabato e domenica andremo a vaccinare a domicilio tutti gli allettati. Più di 150 persone, compresi i caregiver. Questo è stato necessario perché l'ADI non riesce col proprio personale a coprire tutta la provincia di Teramo e anche qui in accordo con l'ASL e grazie soprattutto alla collaborazione dei medici di base si è reso possibile questa opportunità per tutti i cittadini di Montorio. Ringrazio la Croce Bianca e sarà un weekend dove tutti gli allettati del Comune di Montorio saranno vaccinati e poi passeremo alla fase dei settantenni e i 65enni, aspettiamo indicazioni dall'ASL, noi siamo sempre a disposizione, con gli altri colleghi sindaci cercheremo di fare squadra perché va benissimo il portale poste, va benissimo l'organizzazione attuale, ma forse per le aree interne va pensato un altro modello organizzativo.